Buongiorno da Alessandrino Luigi Di Donato. Allora, mi hanno portato questo Samsung 32 pollici praticamente nuovo e me l'hanno regalato. Però c'è poco da fare perché purtroppo lo schermo ha preso una botta. Non so se riuscite a vedere. No, c'è il riflesso della luce. In questo punto qua si nota la botta che ha preso il televisore. Ecco qua, vedete? Adesso si vede, vedete? Questa specie di ragno. Questo è l'interno del pannello. Quindi non vale la pena riparare il televisore, che la sostituzione del pannello è una riparazione antieconomica. Quest'altro televisore qua invece, che ho sul banco, adesso lo smontiamo, vediamo un attimo. Il modello è il solito T22B300, LT22B300. L'ha portato Mohamed, questo sicuramente è di Bolzano, nel Trentino Alto, là, Trentino Alto Adige, quelle zone lì. Il difetto lo vedete qua, è LED bianco lampeggiante. Sarà il solito elettrolitico sui 5 volt compi sul secondario di alimentazione? A saperlo, apriamo e vediamo. Aperto il televisore, in effetti è proprio il solito elettrolitico sul secondario di alimentazione, che è la CM55, quello che è stabilito, se non ricordo male, i 5 volt sulla scheda madre. Vabbè. Io direi senza che perdiamo tempo, andiamo direttamente a sostituire l'elettrolitico. Vedete che è incinta. Stamattina è venuto un cliente, ha detto un televisore UE46 e mi ha dato la sigla. Ha detto volevo chiedere se avevate le barre LED, quanto costano. Allora ho fatto una ricerca in rete e le barre LED sono queste qua, da 49 euro. Ho detto vabbè, le barre sono 50-55, dipende, questo non so se gli vado o no il prezzo qua. E niente, lui mi ha detto: ah, va bene, se me li devi montare, quanto ti devo dare? Allora, forse no, è un discorso che non vale per me, vale per tutti quanti. Un discorso è la vendita, cioè il discorso di vendere barre LED, e un altro discorso è la riparazione, rischio, tempo e compagnia cantante. A posto, togliamo la scheda dal telaio, che mi sono dimenticato di togliere il connettorino che va ai LED. Attenzione sempre all'elettrolitico se è carico, perché se è carico prendete la scossa. Allora, 10 volt 1200 microfarad, questo è il valore dell'elettrolitico da sostituire. Allora, elettrolitico da sostituire, 10 volt 1200 microfarad, posizione CM855. Questo qua è gonfio, quindi chiaramente in perdita. Al 99,9% è la causa del guasto. Allora, abbiamo detto elettrolitico 10 volt 1200, 105 gradi, e ho un 1525. Lo posso montare? Sì, sempre termo, ecco. Un po' del marmellatino di più buono. Faccio lo stesso la pubblicità, boh. Allora, perché lo possono dare? Che la tensione è leggermente superiore, quindi non è un problema, come anche la capacità inferiore, mai, non lo posso, perché 16 non lo posso mettere da 10, ma sempre più di 16, ma non di meno, come anche la capacità più di 1200, chiaramente non esagerando troppo, ma non meno di 1200. Quindi qua abbiamo un 1500 a 25. Temperatura 105 gradi, allo stato di temperatura, eccolo qua, vedete, non so se si riesce a vedere, se il telefono è quello che è, a posto. Purtroppo parecchie persone scambiano il mio negozio, il mio laboratorio, come anche altri, perché io parlo spesso con altri colleghi, altre persone che hanno un'attività come la mia, come la cantina di Zio Ciccio. Non riescono a capire che dietro tutta un'attività ci sta tutta una serie di spese, di sacrifici, di esperienze, responsabilità e compagnia che andate. Qui la stessa cosa, non è che ho messo in discussione 500 euro con i veterinari, perché so che dietro a quella cosa che lui ha fatto ci sono anni di studi, preparazione, strumentazione, spese e compagnia che andata. Quindi ognuno fa il suo lavoro, non mettiamo in discussione le provvigioni, quello che costa fare un tipo di lavoro, ma dobbiamo avere rispetto. Cioè, se devo riparare un televisore, una macchina, un frigorifero, qualsiasi cosa, la sto lì. Io non vado a indagare quanto costa il pezzo per poi dirgli quanto ti prendi per montarlo. Cioè, o te lo fai tu, oppure porti a riparare l'apparecchio e compri il ricambio, ok?
Ecco qua, ricordiamo sempre che l'elettrolitico ha una polarità. Sì, questa a te non ti interessa proprio, brutto cagnaccio picciarillo. A te e tua mamma che ti ha generato. Sto parlando di condensatore. Diceva una polarità, quindi sullo stampato, sulla scheda, troverete quella, una sorta di mezzaluna bianca tratteggiata con delle strisce, indica e negativi. E positivi, quello là con la mezzaluna vuota, ma qua non riesco, vedete qua forse si vede meglio. Vedete, c'è quella mezzaluna, quella sorta di indica e negativi. Positivi dall'altro lato, il valore l'abbiamo visto. Vabbè. Andiamo, mo viene qualche cliente e dice: sentite un'informazione, vendete elettrolitici? Sì. Che valore vi serve? Mi serve, se non mi sbaglio, da 1.525 volte. Quanto costa? Vado nel mio catalogo, vedete, 50 centesimi. Sentite, per saldarmene un attimo sul televisore, quando vi prendete, perché se non mi sbaglio è quello là, il guasto. A quel punto subentra la giustificazione della presenza dei miei cani in laboratorio. Andiamo a rimontare la scheda sullo stampato. Ok. Allora, io voglio dire una cosa. Io non è che voglio insegnare qualcosa, già l'ho detto decine di volte. Condivido solo qualche riparazione. Poi ho detto il fatto della mezzaluna, negativo, positivo, la capacità e compagnia cantante. Il mio consiglio è questo qua. A parte il fatto della buona manualità. Uno condivide una riparazione, qualcosa, però almeno le basi. Almeno una conoscenza di base, una base di elettronica, bisogna averla. Quindi andate su qualsiasi, ormai su internet si trova tutto. Fate sempre un corso, un qualcosa, una preparazione ci vuole. Uno non può fare, specialmente qua, non potete fare le cose così. Cioè, dice, quello me l'ha detto, quello si fa così. Credo, fate solo danni. Che qua non vi perdono. Qua il primo errore è buttare il televisore. Condividono qualche riparazione, che chiaramente ci sta chi ha più esperienza, chi ha meno esperienza, allora giustamente un video facilita la cosa. Pure io sono andato a vedere come si sostituisce il vetro posteriore della mia macchina, che è un disgraziato, l'ha rotta mio figlio fuori dalla discoteca, ragazza, è riuscito a camminare. Però voglio dire, un minimo di manualità ci vuole, però qua almeno, minimo, almeno le basi ci voglio, fate un corso, fate qualcosa, che non è che uno fa delle cose e non sa nemmeno quello che fa. Come si chiude? È incastro, questo qua è tutto a incastro, vedete? Poi chiaramente ci stanno pure le viti, sono poche, sono solo 3-4 viti qua in fondo e basta, più una sulla scheda madre qua. A posto, chiuso il televisore, vediamo un attimino la situazione, LED bianco, lampeggia regolarmente, è uscito già il logo Samsung, adesso vediamo un attimino. Poi il logo qui, Mastro George, Nicola di Bari. Nicola Di Bari, fate i bravi, se no vi metto un LP di Nicola Di Bari per tutta la serata. Vediamo un attimino. A posto, il televisore ha ripreso a funzionare regolarmente. Questa è stata una riparazione abbastanza economica e veloce. Chiaramente, spengo, chiaramente. Tutto diventa facile quando si sa la soluzione. Come ho detto, signori, io ho finito, ci vediamo, ci sentiamo nel prossimo video. Ciao, buona serata, ciao.